Zona franca doganale nell'area di Capo Bianco a Brindisi, una notizia presa con favore da Confindustria. Sì, ora questo è un primo passo, non è l'obiettivo ma è l'inizio di quello che sarà un nuovo percorso. Occorre agire ora realizzando infrastrutture e soprattutto con una grande opera di marketing localizzativo, e noi come associazione di categoria, come Confindustria, dobbiamo farlo per il territorio, con il territorio. Ovviamente adesso c'è una corsa verso alla definizione di quelle che sono le aree perimetrali per dare il via al progetto. Noi siamo dell'avviso che i tecnici devono fare i tecnici, ognuno deve fare il suo lavoro, come spesso ripetiamo e ci piace dire, ed è così che sarà. Parteciperemo sicuramente, ma vorremmo e vogliamo fare questo, cioè vale a dire ricoprire il nostro ruolo. Dobbiamo costruire le condizioni per creare buona occupazione, nuovi posti di lavoro, permettere alle nostre generazioni di rimanere qui a lavorare e non andare fuori, soprattutto alle donne e agli uomini di questo territorio.